In un mondo che propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere, l'amore senza confini di Dio ha nuovamente inondato la storia dell'uomo. Gesù Cristo è risorto e questo annuncio di gioia è risuonato domenica di Pasqua in una piazza San Pietro vestita di fiori variopinti e nel mondo. Papa Francesco ha presieduto sul sagrato la solenne celebrazione iniziata con il rito del Resurrexit per poi pronunciare il messaggio pasquale e impartire la benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana. Dinanzi a migliaia di persone provenienti dai 5 continenti, oltre a quelle collegate in Mondovisione, il Pontefice ha chiarito che il Figlio di Dio ha indicato la via della vita e della felicità, quella dell'umiltà, quella che permette di vedere le cose dal basso in alto, senza orgoglio. In un giorno di festa, scandito da principio dalla pioggia battente, Papa Bergoglio non ha dimenticato i tanti scenari di conflitto che insanguinano il mondo, auspicando la conversione dei cuori e il germogliare di un'altra umanità. Dal Signore risorto, oggi imploriamo la grazia di non cedere all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Pace è stata chiesta per la Siria e l'Iraq perché cessi il fragore delle armi e la comunità internazionale non rimanga inerte di fronte a questa immensa tragedia umanitaria. Pace per la Terra Santa, la Libia, lo Yemen. Una preghiera incessante è stata levata per l'Africa, in special modo per la Nigeria, per il Sud Sudan e varie regioni del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo, così come per il Kenya, duramente colpito dalla furia integralista con la strage di Garissa. E speranza è stata espressa per l'intesa sul nucleare iraniano di Losanna affinché sia un passo definitivo verso un mondo più sicuro e fraterno. Pace e libertà per le vittime dei trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero difendere la pace e l'armonia nella famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi, che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne. A Roma e al mondo, Papa Francesco ha chiesto di abbandonarsi a questo mistero, a vivere lo sgomento dinanzi a un sepolcro vuoto per scorgere un giorno senza oscurità. Nel corso della veglia del Sabato Santo, scandita da riti densi di significato, il Pontefice ha messo a fuoco il senso del vegliare, partendo dal Signore che veglia sul popolo e per renderlo libero lo fa passare attraverso il Mar Rosso, fa passare Gesù attraverso l'abisso della morte e degli inferi. Il Padre Celeste ancora oggi veglia sui tanti drammi che sconvolgono l'umanità e per entrare in questo mistero non serve uno sforzo intellettuale, ma la capacità di stupore e di contemplazione, la capacità di ascoltare il silenzio in cui Dio ci parla. Per entrare nel mistero, ha detto il Pontefice, prima di impartire il battesimo e la cresima a 10 catecumeni, provenienti anche da Cambogia, Albania, Portogallo e Kenya, bisogna non avere paura della realtà, andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l'indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e dell'amore. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà. L'umiltà di abbassarsi, di scendere dal piedestallo del nostro io tanto orgoglioso, della nostra presunzione. L'umiltà di ridimensionarsi, riconoscendo quello che effettivamente siamo, delle creature con pregi e difetti, dei peccatori bisognosi di perdono.